in condizioni di superare queste difficoltà. E quindi ti chiedo, per alcuni non sono semplici fogli dove sono state scritte delle idee, sono dei fogli in cui c'è veramente il cuore, perché io te l'ho detto stamattina, io sono una sognatrice, quindi spesso forse mi perdo, però io penso che si possa veramente migliorare la quotidianità, così tipo quasi con le lacrime, almeno che so che tu mi hai ascoltato, quindi grazie. Quindi lascio la parola all'onorevole Marco Lecce. Senza microfono, tanto mi sentite per finale, mi piace. Poi piano piano, nel senso, non è che ho preso un po' di appunti che credo sia utile, soprattutto in questa giornata, che è stata una giornata per me di studio, nel senso, abbiamo approfondito delle tematiche, conoscevo relativamente, soprattutto in passante scuola, con una compagna che insegna, che mi fa la capa d'ala, mi fa sui problemi, oggi io ho affrontato altre vicende che assolutamente non conoscevo e su cui dopo dico delle cose. Noi ci troviamo in una fase oggettivamente nuova, diversa e per alcuni versi inedita, perché ci troviamo di fronte a uno shock che il partito ha ricevuto con queste primarie, con queste elezioni primarie, uno shock anche inaspettato per certi versi. E oggi il punto vero è, dopo questo shock, che poi è forse il frutto della prima decisione politica vera che dobbiamo, della segreteria nazionale deve assumere, ed è come noi strutturiamo da un lato, ma soprattutto posizioniamo il Partito Democratico nei confronti dell'opposizione al governo Meloni. Perché? Perché noi, in questi primi 4 mesi di governo Meloni, abbiamo avuto un'opposizione che oggettivamente aveva delle difficoltà perché non si riconosceva in una leadership che era sostenuta da un'elezione come appunto quella delle elezioni primarie, non aveva, diciamo, la giusta il giusto tono rispetto ad un governo che sembrava dovesse fare fuoco e fiamme, che in realtà si sta dimostrando esattamente per quello che avevamo pensato, ovvero molto forte nei confronti dei più deboli, si è quasi innescata una crociata nei confronti delle situazioni, una crociata da lato spiegata, nei confronti delle situazioni di difficoltà ed estremamente debole con tutta una serie di poteri più forti. Quindi il punto vero è come noi posizioniamo il partito rispetto al ruolo di opposizione, che sembrerà